Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube, il canale YouTube di Dog Cafe Academy. Oggi mi sono deciso a fare questo video perché in molti me l'avete chiesto e in molti mi fate sempre questa domanda e che riguarda il... Dopo la sigla. Bentornati. Allora, riguarda, come dicevo poco fa, il mordicchiamento che i cani, i cuccioli o anche gli adulti possono fare. Me l'avete chiesto in tantissimi, è perché è una cosa abbastanza frequente, effettivamente. A cosa è dovuto? Allora, mordicchiare, non mordere, attenzione perché prima c'è una prima distinzione, perché molte persone pensano che sia morso. Il morso è il morso del cane che, diciamo, sta aggredendo, proprio sta attaccando, morde, stringe per fare male, eccetera. Quindi il mordicchiamento, che è questo così, che possono essere le mani, può essere una cosa, può essere sulle scarpe o sui vestiti, è un'altra cosa, non ha niente a che vedere con l'aggressività del cane, ma riguarda una cosa in particolare, significa nella lingua del cane vai via, vai via, vai via. Allora, se noi pensiamo che il cane ci stia dicendo in questo modo vai via, dobbiamo pensare appunto che in qualche modo abbia un fastidio, stia subendo un fastidio. Un fastidio di che cosa? Siamo noi che gli diamo fastidio. E quindi attacca in qualche modo noi per allontanarci. Infatti, il segreto sarebbe quello di andare via per evitare che il cane faccia questo, assuma questo comportamento sgradevole. Non solo per noi, perché comunque ci fa male o comunque disturba questo comportamento, ma sta disturbando il cane stesso, che in prima persona, possiamo dire, subisce uno stress, sta subendo uno stress. Stress da cosa? Dal fatto che lo stimoliamo di continuo. Ormai l'ho detto tante volte, l'uomo è purtroppo abituato a fare troppo, troppo, troppo per se stesso e ancora di più per il cane, cosa che invece il cane non è abituato a fare, cioè il cane è un essere vivente semplice che fa poco, lo stretto indispensabile lavora in economia. L'uomo invece deve fare, fare, fare. Durante le mie consulenze io la maggior parte delle volte devo togliere. Togliere, togliere qua quello che fa a quello che fa l'uomo, il possessore di cane, il proprietario, chiamatelo come volete, e devo lavorare sempre sull'eliminazione del superfluo e ce n'è tantissimo. Allora, l'andare via è il segreto di questo, diciamo, della risposta segreta che possiamo dare al cane quando assume questo comportamento sul primo momento, cioè come esco da questa situazione, il cane che mi mordicchia, intanto. Non stiamo lavorando sulla causa. Molti però mi dicono, sì, ma io vado via, però il cane giustamente è attaccato ai pantaloni e me lo trascino. Questo perché riguarda il tempo di intervento. Voi dovete cercare di andare via quando il cane sta pensando, come ho detto sempre, di venire a mordicchiarvi, non quando è già attaccato alla gamba. È chiaro che in quel momento è molto difficile. In quel caso mettete un bocconcino sul muso del cane, il cane tenderà a lasciarlo e lo invitate ad entrare nel kennel in modo da separarlo e impedire il riproporsi di questo comportamento. Ma questo è un intervento superficiale. Perché il cane fa così? Perché il cane si stressa tanto da arrivare poi a fare così? Perché dovete imparare bene la lingua del cane, cioè che il cane si ignora prevalentemente nel quotidiano, per poi poter aprire una sana comunicazione quando serve. Invece noi stiamo tutto il tempo a chiamare, non solo verbalmente, ma anche col contatto visivo, il nostro cane. E quindi il cane sta in continuo allerta e si stressa. Quindi questo è il motivo per cui il cane vi mordicchia, soprattutto il cucciolo. Non ha niente a che vedere con i denti, col fatto che sta mettendo i denti, come molti dicono, nulla. Io ho dei cuccioli e naturalmente non si permettono o magari ci tentano all'inizio, ma io mi comporto correttamente. Intanto non stressando il cane, quindi lavorando sulla causa di quello che porta al cane a mordicchiarci, i cuccioli fin dall'inizio sono sereni e quindi anche se siamo tutti liberi in giardino a passeggiare, loro stanno lì ad annusare, mi stanno incontro, mi stanno qui intorno, sì, va bene, ma nel momento in cui pensano minimamente di
mordicchiare, perché comunque fa parte, il conoscere il mondo tramite la bocca fa parte del cane, quello poi però può diventare uno stress. Allora io intervengo subito in quel momento, vado via prima che il cane mi si avvicini sulla gamba, lo vedete dalla postura, o la vedete oppure dalle mani, per esempio, no? Cioè, molte persone, ah, mi sta mordicchiando, intanto metti via la mano, cioè non mettetela lì, usate poco le mani e usate di più il corpo. Quindi questo è quello che riguarda il mordicchiamento del cane. È stress che gli date voi, studiate la lingua del cane e vedrete che non succederà più. Ci vediamo al prossimo video, ciao! Thank you.